Buonasera a tutti gli amici, gli appassionati di opere, di musica, di bande, per questa nuova interessantissima diretta di Musica Maestro, questa nuova rubrica che ho l'onore di condurre grazie alla collaborazione degli amici di Piro Salento. Grazie per il buon sabato a tutti, buon weekend e vi do nuovamente il mio benvenuto a questa diretta. Un saluto alla mia fidanzata che è lontana, a Formia, un bacione affettuoso a Giovanna, l'amore mio. Ma oggi è una nuova diretta. Oggi è sabato, sabato 30 gennaio 2021, e la nostra nuova diretta avrà come protagonista il maestro più importante della storia delle nostre bande musicali, Gioachino Ligonzo. Ma andiamo con ordine. Per quale motivo io e gli amici di Piro Salento abbiamo avuto questa idea di fare questa nuova rubrica? Per chi non si fosse collegato la scorsa settimana, è nato un desiderio ben preciso, quello di fare testimonianza, di mantenere vivo il ricordo dei grandi maestri della storia delle nostre bande, di Ligonzo, di Piantoni, di Centofanti, di Marmino, in un mondo in cui in un anno 2020, quello che ci siamo lasciati, un anno orribile per le feste patronali. E per le nostre bande è importante che venga fatta testimonianza, venga fatta conoscenza, perché è importante ricordare questi fuoriclasse, chiamiamoli così, con giusto tempo, questi fuoriclasse che hanno dato tanto alla causa della storia delle nostre bande. Credetemi, sono emozionato nel raccontare gli aneddoti, le vicissitudini, le piccole curiosità che hanno visto, che vedo, che hanno visto protagonisti questi grandi maestri. Per questo è importante, in un anno, quello che noi stiamo vivendo, il 2021, ancora incerto per le bande e per le feste patronali, è importante che non vada, diciamo, perduto questo patrimonio, scusa, storico e culturale, perché la banda è stata l'istituzione musicale che da noi in Puglia, ma anche nel Mezzogiorno d'Italia, ci ha reso celebri. Noi pugliesi abbiamo veramente questa celebrità in tutta Italia. Prima di essere famosi per la famosa notte dell'Atalanta, siamo stati e siamo famosi per i concerti bandistici e le nostre feste patronali. Quindi grazie a Piro Salento per avermi dato questa possibilità. Bene, come vi dicevo, il protagonista della serata odierna è Gioachino Ligonzo. C'è una piccola già diapositiva, così vediamo il nostro, eccolo qui, il nostro Gioachino, che è il protagonista di questa serata. Bene, Gioachino Ligonzo nasce il 2 giugno 1910 a Bari, quindi capoluogo di regione. Lui nasce a Bari, nonostante fosse incline agli studi. Teniamo questa foto per un paio di minuti perché è molto importante. Adesso vi spiegherò. Bene, dove era compiuto gli studi umanistici, dove si è avvicinato agli studi umanistici, lui però studia ragioneria, consigliato dalla famiglia, secondo dati e notizie fornite a noi, studia presso l'Istituto Tecnico Giulio Cesare, dove nel 1930 conseguirà il diploma di ragioneria. Nonostante fosse incline molto agli studi umanistici, secondo amici ed ex bandisti, confidava di avere amore verso la letteratura, verso la poesia, quindi era un uomo di grande cultura a 360 gradi. Successivamente lui cominciò a studiare nel capoluogo pugliese, quindi vuol dire a Bari, pianoforte con il celebre organista Don Cesare Franco, cui fu dedicata anche una delle bande ad Acquaviva delle Fonti, e contemporaneamente studiò al Conservatorio San Pietro a Maiella, dove conseguì il diploma in pianoforte e direzione d'orchestra, ma che Conservatorio Partenopeo, che all'epoca era diretto da Francesco Cilea. Francesco Cilea, per gli appassionati, era uno dei grandi compositori, chiedo scusa, sono su un tavolo di vetro, ho appoggiato il computer, era uno dei grandi compositori della giovane scuola, quindi quella scuola nuova di operisti, cui faceva parte, oltre al citato Cilea, ma anche Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, il giovane Giacomo Puccini e anche l'altro pugliese Umberto Giordano, che si contrapponeva alla scuola vecchia, quindi alla scuola, tra virgolette, quella dei Verdi, dei Donizetti, dei Rossini, di Bellini, quindi una giovane scuola. Bene, Francesco Cilea, che era direttore in quell'anno del Conservatorio Partenopeo San Pietro a Maiella, fu l'autore della sua opera più importante, Adriana e le Courier. Bene,
Immediatamente dopo il diploma, lui cominciò ad avere collegamenti con questo teatro. Vedete, io ho dato queste foto all'amico Andrea, che mi sta, il mio, diciamo, la mia guida in questi momenti, il mio supporto tecnico. E lo ringrazio personalmente, amico Andrea. Senza Andrea sarebbe difficile fare una diretta e montare le immagini. Bene, e cominciò ad avere contatti con il teatro Petruzzelli di Bari, il famosissimo teatro partenopeo, dove cominciò ad avere una collaborazione cospicua con questo teatro. Andiamo chiaramente, che abbiamo, poi ci fermiamo sul Petruzzelli, perché prima di andare avanti bisogna dire che nel 1936, per il grande Gioachino Li Gonzo, cominciò i contatti con il teatro Petruzzelli di Bari. Infatti nel 1936 fu incaricato per dirigere di Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini. Ma prima di lasciamo ancora questa immagine, ma andiamo avanti con la biografia, però lasciamo ferma questa immagine. Bene, lui successivamente negli anni 33-34 si recò a Torino, studiò a Torino presso il conservatorio Giuseppe Verdi, dove studiò con il celebre, direttore Franco Alfano. Composizione. Franco Alfano, per chi non lo sapesse, è stato colui che completò la celebre opera incompiuta di Giacomo Puccini, Turandot. Successivamente ci fu lo scoppio del secondo conflitto mondiale, quindi negli anni in cui l'Europa era colpita dal vortice del secondo conflitto mondiale, interruppe in Europa l'attività già di direttore, ma anche di pianista, perché lui nasce pianista e va a suonare in diverse città come Bengasi, Johannesburg, quindi in Sudafrica, il pianoforte, dove realizza diversi concerti. Nell'immediato dopoguerra viene incaricato per dirigere, perché no, scusa, viene incaricato ad essere pianista presso i maggiori teatri d'Europa, che sono Vienna, Colonia, Monaco e altri. Ma ancora prima dello scoppio del conflitto mondiale, c'è da dire una cosa: lui continuò attivamente l'attività di direttore d'orchestra, perché, come sapete, il secondo conflitto mondiale vide il suo apice al nord con le lotte partigiane, mentre chiaramente diciamo, l'Italia meridionale vide la fuga del re Vittorio Emanuele III. Però ancora durante l'attività, durante ancora già il periodo bellico, nel 1938, sempre in questo teatro, al teatro Petruzzelli di Bari, fu incaricato per dirigere Traviata e Lucia di Lammermoor. Chiaramente voglio dire che Lucia, in quel periodo l'attività del teatro Petruzzelli era assai sponsorizzata dal marchese Guglielmo Romanazzi, un mecenate per la storia dell'opera pugliese, della storia del teatro in Puglia. Continuò la sua attività di direttore d'orchestra anche al piccolo teatro di Bari, il Teatro Piccini, dove, ve lo leggo testualmente, dal 44 al 46 diresse le seguenti opere. Ce l'ho scritto, quindi non è facile ricordare a memoria: Barbieri di Siviglia, Madama Butterfly, Traviata, ancora Rigoletto, Lucia di Lammermoor, capolavoro del grande Donizetti, Amico Fritz e l'immancabile Bohème. Quindi diresse delle opere di un certo spessore, quindi tutte opere comunque richieste dal pubblico. Il Teatro Piccini era il teatro più piccolo rispetto al Teatro Petruzzelli, che noi vediamo in foto. Era il teatro comunque dove debuttò un grande maestro di banda come direttore d'orchestra, vale a dire Giuseppe Piantoni, il quale diresse nel Teatro Piccini il suo capolavoro Tizianello. Bene, andiamo avanti. Immediatamente terminata la guerra, a parte queste piccole stagioni al teatro Piccini, Li Gonzo fu consigliato da alcuni amici affinché potesse cominciare la carriera di direttore di banda. Lui esattamente cominciò la carriera di banda nel 1946, dirigendo la banda di Noci. All'epoca era considerata una banda prestigiosa perché aveva avuto in passato maestri molto importanti come il maestro Marincola, dove proprio Marincola scrisse dei capolavori come Le Marce, Non vi preoccupate, I Tifosi, tante di quelle piccole marce. Ci fu il maestro Orazio Lippolis a Noci, quindi era una banda, cioè, di un certo prestigio. Successivamente ci fu la chiamata per la direzione della banda di Mesagne. Proprio in questa città, nella città di Mesagne, città famosa per la coltivazione di olio e di vigna, quindi l'economia principale della città di Mesagne si basa
sulla produzione di olio e di vino, nacque una grande banca e a dirigerla ci fu proprio il nostro Gioacchino Ligonzo. Attenzione, una curiosità vi devo dire: da quando Ligonzo diresse la banda Mesani, si legò talmente forte, ci fu un legame talmente forte con la cittadinanza che la piazza lo volle partecipe in tutte le feste patronali. Quindi, fino a quando Mesanni faceva una festa patronale di un certo spessore, di un certo calibro, possiamo dire che la banda Ligonzo era sempre presente. Se dirigeva la banda di Mesanni, o dirigeva Squinzano, o dirigeva Conversano, o Francavilla, o Mottola, doveva essere sempre partecipe in occasione della festa patronale che si svolge il 16 luglio, Madonna del Carmine, o 16 o 14, chiedo scusa. Andiamo comunque a capire ancora l'attività di Ligonzo. Ligonzo, nonostante che comincia a dirigere la banda, non dimentica il suo legame col teatro. Perché? Perché nel 52 viene chiamato a dirigere sempre al teatro Politea, il teatro Petruzzelli, quel teatro che l'aveva accolto inizialmente, dirige sempre un'opera di cartello, Bohème. Bohème è la dimostrazione che Puccini e Ligonzo erano un binomio indissolubile, sia in orchestra che anche in banda. Vediamo la diapositiva successiva. Eccolo qui. Vediamo il manifesto della banda di Conversano. Proprio esattamente dopo l'esperienza di Mesanni, negli anni 50, ci fu l'arrivo di Gioacchino Ligonzo nella città di Conversano. Era una banda veramente prestigiosa, Conversano, perché veniva dagli anni d'oro del maestro Piantoni, del maestro Salvatore Serra, già direttore delle bande di Serra, di Formia, di Castellana Grotte. Quindi era un maestro che aveva dato anche lustro a Conversano. Però Ligonzo a Conversano comincia a farsi conoscere. Nella città di Conversano, la città del Conte d'Aragona, ebbe grandi soddisfazioni e grande prestigio. Successivamente, dopo l'esperienza esaltante di Conversano, Ligonzo troviamo in un'altra piazza molto importante. Vai, Andrea. Ecco questa la foto, eccola qui, vedete? Questa è la banda di Conversano, diretta da Ligonzo. Come potete vedere, la leggenda è sempre la stessa, quella leggenda che attualmente ha il gran concerto bandistico Giuseppe Piantoni. Città di Conversano, vedete la leggenda, vedete la banda comunque suona in piedi, vedete la particolarità? Questa, siamo negli anni 50, la banda suona in piedi e il brano che stai eseguendo è Bohème. Puccini e Ligonzo erano un legame indissolubile, non legame di amicizia per carità, un legame artistico, che Ligonzo adorava dirigere il repertorio, tutte le opere di Giacomo Puccini, ma sul repertorio andiamo a vedere dopo. Questa è una foto che è custodita presso la sede dell'associazione Piantoni di Conversano. Vi invito veramente a visitarla, voi amatori, amatori delle bande, delle feste patronali, vi invito veramente a visitare questa piazza, questa associazione, perché in questa associazione ci sono dei tesori veramente fantastici, dai repertori del maestro Piantoni, quindi fotografie, manifesti. Andate a visitarlo, chiaramente è importante per chi ha a cuore le feste patronali. Andiamo avanti, Andrea. Ecco qui dove è il manifesto della banda di Squinzano, è sicuramente degli anni 70, perché comunque dopo l'esperienza di Conversano, degli anni, chiedo scusa, puoi vedere la stagione artistica, Andrea, qual è questo? 1972, 62? 72, chiaramente, però questo manifesto della banda di Squinzano, chiaramente c'è stato sempre un po' prima, è stato Ligonzo, però mi piace metto questo manifesto perché il legame anche con Ligonzo e con Squinzano era molto importante, perché proprio lì Ligonzo ricopiò passo per passo il repertorio di Gennaro Abate, perché lui era portavoce di quel repertorio. Perché quando si parla del famoso repertorio che eseguiva Ligonzo, Ligonzo, benché fosse un grande musicista, ha trascritto diverse opere, ha dato lui delle aggiunte nelle sue trascrizioni, nelle trascrizioni degli Abate, perché ha inserito dei passaggi che solitamente i due fratelli avevano omesso. Nel caso di Traviata, fino agli anni 50-60, il preludio del terzo atto, struggente, malinconico, era caratterizzato
Era stato trascritto proprio dal nostro Gioacchino Ligonzo. Era stato lui a mettere mano alla pena e trascrivere il quarto atto, il periodo del terzo atto di Traviata. Dopo Squinzano lo troviamo in un'altra piazza che è Manduria. Dopo Manduria lo troviamo in un'altra città, è Benevento. A Benevento lui si fa la banda organizzata dal grande Gigino Formichella. Gigino Formichella organizzò quegli anni, negli anni 70, la banda come si chiama, di Benevento, che vide la partecipazione di diversi maestri negli anni della sua organizzazione, vale a dire Maestro Garofalo, Ligonzo e Pino Natale. Però la cosa più importante è che dopo l'esperienza di Benevento, Ligonzo ritorna a Conversano, ma soprattutto ritorna nella città di Squinzano, dove continua il suo lavoro certosino di riscoprire il repertorio di Gennaro Abate. Infatti, gran parte delle opere che erano usuali nel repertorio di Abate, quindi faccio un esempio, Don Pasquale, la stessa Norma, Bohème, erano state ritrascritte tale quale ritrascritte dal repertorio di Gennaro Abate. La stessa Suor Angelica, di cui molti parlano, che era eseguita da Gioacchino Ligonzo, Suor Angelica faceva parte del repertorio di Gennaro Abate. Era Gennaro Abate che aveva trascritto quell'opera, e poi Ligonzo se la fece anche sua, perché era un'opera che anche aveva comunque un suo perché da eseguire non soltanto a teatro, ma anche in cassa armonica. Andiamo avanti, Andrea, con le foto. Ecco, qui ci sono le foto della banda di. Questa è la foto della banda di Squinzano, proprio diretta dal grande Ligonzo. Vedete la banda, questa è Piazza Sant'Oronzo, siamo a Lecce, anni 70. Vedete come si vede anche sullo sfondo, si vede Ligonzo sulla piazza. Forse non c'ho il cursore, ma posso, non si riesce a vedere che è presente in questa foto. Vedete la banda come era completa, che organico aveva la banda. Soprattutto questo è importante. È importante vedere la banda, che organico messeliano era dotato di questo organico, che comunque tutte le bande attualmente hanno perso, diciamo, quella strumentazione, se non la banda di Conversano Piantoni, che era la tromba bassa e il cimbasso, ma anche, se non sbaglio, anche altri concerti bandistici hanno. Pochi, per più che altro, hanno questi strumenti. Beh, comunque era una banda ancora con lo status messeliano. Sono presenti due flauti, quindi dimostrate che la banda era una banda siderurgica, banda importante. Andiamo avanti con le diapositive. Ecco qui, questo è il maestro Ligonzo sul podio. Qui siamo a Palmi, in Calabria, concerto in teatro. Anche qui la banda in piedi. Vedete, siamo ancora negli anni in questo periodo in cui la banda suonava ancora in piedi. Perché ci fu l'innovazione di far sedere la banda, fu voluta da un grande della cassa armonica, il maestro Ligonzo. Fu Ligonzo a dire, chiedo scusa, Centofanti, alt, ho fatto una confusione. Fu il maestro Centofanti a dire che i musicisti, i bandisti, al pari degli orchestrali, dovevano stare seduti, perché la banda sì, stavano in piedi, ma noi ci chiediamo per quale motivo stavano in piedi le bande. Perché l'organico messeliano prevedeva 70-80 elementi di più che non potevano riuscire a stare nella cassa armonica. Quindi la soluzione è stata farli stare in piedi. Farli stare in piedi. Per questo motivo la banda suonava in piedi. Successivamente, intorno agli anni 70-80, furono ridotte gli organici e si passò a banda messeliana media, quindi 44-45 elementi. Però la banda più qui ne comprende di più. Andiamo avanti con la diapositiva. Qui siamo a Montecatini, dove Ligonzo dirige Comancina, che è un pezzo sinfonico che lui adorava dirigere, perché Ligonzo solitamente sul sinfonico non era molto ferrato. Me lo dicono amici di banda, mi dicono che Ligonzo era più sul teatro, sull'opera, e a dimostrazione dei suoi anni di militanza al Petruzzelli ne parlano chiaro. Vi dico anche altri aneddoti sul Petruzzelli. Facciamo questa volta che torneremo troppo indietro. Bene, dopo che ho parlato di Bohème, lui fu richiamato a dirigere al Teatro Petruzzelli di Bari nel 1976. Scusate, ho avuto l'abbassamento di voce. Nel 76 fu richiamato, poi fu chiamato dal Petruzzelli per dirigervi Cavalleria Rusticana, cui nel 1977 chi diresse per le scolaresche un matinée dirigendo Elisir d'amore di Donizetti, fino ad arrivare all'anno successivo, 1978, a dirigere Tosca, altro capolavoro. Quindi, come vedete, su tutto il repertorio di Don Gioacchino, come era affettuosamente chiamato Don Gioacchino, troviamo le opere principali, sono quelle di Puccini. Vedete? Madama Butterfly, Bohème, Tosca,
Tosca e anche comunque opere veriste, tipo appunto la cavalleria rusticana. Bene, andiamo avanti con la diapositiva. Ecco, questa è la banda di Squinzano col grande Rigonzo. Rigonzo è al centro, lo potete vedere, è l'unico che non ha il cappello. Banda veramente prestigiosa quella di Squinzano sotto la bacchetta del grande Gioacchino Rigonzo. Proprio negli anni in cui Rigonzo diresse a Francavilla, divennero sue opere di repertorio di cartello due capolavori di Gennaro Abbate, due capolavori del maestro dei fratelli Abbate, chiedo scusa, che erano le Tre Grazie di Gennaro Abbate, che veniva eseguito come opera sinfonica, quindi di apertura dopo la marcia, e anche la Sagra dei Fiori, che era già stata, messa in commercio dallo studio di Nino Ippolito, perché Nino Ippolito fu colui che cominciò a mettere in commercio tutto il repertorio degli Abbate, facendo chiaramente, con tutto il rispetto, orrori e inesattezze. Però io non, da quello che ho visto, quindi non posso parlare, però molti amici direttori e anche musicisti possono rendersi conto della piccola, validità di quelle riduzioni. Vabbè, possiamo andare avanti con la diapositiva successiva. Ecco, questa è la banda di Squinzano, la leggenda, il quadro parla chiaro, e la banda di Squinzano con il grande Gioacchino. Qui siamo a Casa Massima, anni 70, e l'opera che stanno eseguendo, lo dicono, parlano chiaro le buccine, quindi le trombe egizie, e l'opera è Aida. Attenzione, ancora prima del maestro Crantia, proprio il grande Rigonzo eseguiva un'Aida completa, proprio frutto di quella trascrizione, di Gennaro Abbate, proseguì a eseguire un'Aida completa, ancora prima di Crantia, poi successivamente chi è Lufrano, poi chi è, fino ad arrivare alla trascrizione del maestro Crantia. Bene, andiamo avanti. Ecco qui, ci fermiamo a questa immagine perché è una data molto importante, che dopo gli anni di Squinzano, il maestro Rigonzo doveva nell'anno 1906, nel 79, a Celje Messapica. Attenzione, questa è una foto molto importante perché il 22 settembre 1979, in occasione del Gran Premio per l'Italia, Gran Prix per l'Italia, un amico dice Gran Prix. Gran Prix per l'Italia, il maestro Rigonzo fu prescelto per dirigere a concertone tre bande musicali messe insieme: Lecce Schifadascoli, Squinzano Abbate e Celje Messapica, di cui lui era il titolare. Bene, come potete vedere, c'è un flautista in piedi, in giacca bianca. Questo flautista è Severino Gazzelloni. Quindi questo Gran Premio per l'Italia venne trasmesso dalla Rai, Rai 2, questo bellissimo concerto di cui io ho la registrazione, però dovrò mettere su YouTube di questo concertone, dove fu eseguito il Pastore svizzero per flauto e per banda, eseguito da Severino Gazzelloni. Successivamente fu eseguito il Capriccio italiano di Tchaikovsky, poi il famoso fantastico Capriccio italiano di Tchaikovsky, e la Sagra dei Fiori di Abbate. Voglio aprire un discorso su questo piccolo Gran Premio per l'Italia. Vedete, cari amici, nel settembre fu trasmesso dalla Rai nel 79, e che prestigio abbiamo avuto noi pugliesi vedere in Eurovisione, perché il concerto era aperto dalla sigla di Eurovision, il famoso Te Deum de Charpentier, come tutti i programmi in Eurovisione, ma soprattutto che fama, che orgoglio abbiamo avuto noi pugliesi nel vedere sulle emittenti Rai, emittente di Stato, un concertone che ha visto protagoniste le principali bande dell'epoca, quindi Squinzano, Lecce, Celje Messapica, dirette da questa indiscutibile star, vale a dire il maestro Rigonzo. Quindi, quando molti dicono che bello, la notte dell'Atalanta sulla Rai, noi negli anni 70 abbiamo avuto le bande da giro sulla Rai, non nella notte dell'Atalanta, non con tutto il rispetto Gigi D'Alessio che è stato presente alla notte dell'Atalanta. Abbiamo avuto Rigonzo sulla Rai, abbiamo ascoltato la Sagra dei Fiori che i nostri nonni, i nostri parenti ascoltavano sotto la cassarmonica. E questa è la cosa che ci deve fare riflettere. Pensateci un po'. Dietro da Piazza Duomo a Lecce fu teletrasmesso questo concerto. Che bella cosa!
vedere che i nostri concerti bandistici erano trasmessi dalla RAI. Questo evento fu trasmesso dalla RAI. Se riesco a caricarlo su YouTube lo pubblicherò. Andiamo avanti, andremo alle prossime diapositive. Quindi queste sono foto che trago Ligonzo sempre a Ceglie, vedete qui c'è un omaggio floreale, mica tanto floreale, una bella pianta, quindi i soliti omaggi dei comitati, andiamo avanti. Questa è una foto della stagione artistica 1981, come vedete in quel manifesto è presente l'evento del Grand Prix per l'Italia. È l'organizzatore del gran concerto bandistico di Celje Messapica, perché il nome era Celje Messapico prima, poi in una giunta regionale dell'80 modificò il nome in Celje Messapica. Vedete il famoso castello, però l'organizzatore di quella banda era il grande Arnaldo Gloria, l'amico ormai deceduto, grande organizzatore di banda Arnaldo Gloria. Bene, dopo Celje Messapica lo troviamo in un'altra piazza prestigiosa, che è questa. Andiamo, Andrea. Mottola, eccolo qui, città di Mottola, nell'anno 1980. Dall'82 all'84 troviamo in città di Mottola. Come potete vedere nella foto troviamo un grande fligornino alla guida della banda, si vede alla guida, al fianco del maestro Ligonzo, un grandissimo fligornino, vale a dire il grande Francesco Santoro. Ma tanti sono stati i fligornini che hanno avuto l'onore di suonare sotto la bacchetta di Gioacchino Ligonzo. Oltre al grande Santoro, mi permetto di fare un nome. Spero che sia online, così lo saluto pubblicamente e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per la storia delle nostre bande. Questa persona si chiama, questo grande solista, lucidissimo, una grandissima persona, è Antonio Petrone. Antonio Pedrone ha scritto con il maestro Ligonzo pagine di nobilissima musica. Le sue interpretazioni erano da brividi. Proprio con Ligonzo, il grande Antonio Pedrone fu soprannominato la Callas delle bande, perché Ligonzo era un uomo che aveva polso, mi diceva Antonio Pedrone, con aveva delle bacche, una direzione che faceva capire la musica, era competente, aveva una direzione, una gestualità pari ai migliori direttori d'orchestra che noi conosciamo. Quindi grazie Antonio Petrone e grazie Francesco Santoro per essere stati, diciamo, i fligornini più importanti che ha avuto al suo fianco il grande Ligonzo, oltre ai giovani Franco Toriello, Enzo Papa e altri. Mi permetto di citare chiaramente i veterani, ecco, non me ne vogliono gli amici Enzo Papa e Franco Toriello, ma i veterani sono stati proprio Antonio Petrone e la buona anima di Francesco Santoro. Bene, andiamo avanti con le diapositive. Qui comincia già nell'85, comincia il grande sodalizio che vedrà il grande Ligonzo alla guida della banda di Francavilla Fontana. Qui è il concerto in teatro, nel teatro Impero di Francavilla, quel famoso teatro in cui vi ho parlato la scorsa volta, dove Lufrano diresse le sue opere, dove diresse Rigoletto e Traviata. Quindi vedete la leggenda di Francavilla Fontana, il quadro, la leggenda è quella, com'è bello, intarsiato nel legno, un bellissimo quadro. Andiamo avanti con le foto, sono tutte foto che ritraggono, ecco qui, Ligonzo qui dirige Don Pasquale, dirige questo, dirige un'altra, un matinée in occasione della festa patronale di San Michele di Bari. Andiamo avanti, quando vedete, sono tutte, ecco qui, guardate questa immagine, questa è fuori dalla chiesa di Francavilla Fontana e se vedete bene il quadro, cioè la leggenda, c'è Quarta Sinfonia di Čajkovskij, vedete che il repertorio dirigeva Ligonzo, che è un repertorio impegnativo, non si accontentava di dirigere il più baratissimo 1812 e il Capriccio italiano, ma dirigeva tutt'altro, dirigeva opere di un certo valore, cioè opere impegnative, rendere sempre più accattivante la richiesta sulle piazze. Non si limitava a dirigere il solito Rigoletto e la Turandot, no, lui è stato colui che ha diretto tutto il repertorio di Puccini, addirittura anche Le Villi, addirittura Le Villi, ha diretto Le Villi, ha diretto Suor Angelica, ha diretto Manon Lescaut, di Manon Lescaut anche la Manon francese, cioè la Manon di Massenet, ha diretto e ha trascritto opere di Niccolò van Westerhout, compositore di Mola di Bari, pugliese, ma di origine anche olandese. E queste notizie devo ringraziare affettuosamente una persona, l'amico Francesco Coppola. L'amico Francesco Coppola mi ha reso partecipe di queste notizie, perché Ligonzo ha rimesso le mani su Cimbelino, su Donia Floro, sulla Fortunino, quindi è stato veramente un grande innovatore. E non vi nascondo anche l'idea di voler, parlo di me, di realizzare un libro sulla
biografico musicale sulla figura di Gioacchino Ligonzo, perché Ligonzo è stato veramente un grande, un grandissimo direttore, ma un grandissimo musicista, un qualcosa che ha dato veramente tanto alla causa delle nostre bande. A tal proposito, cari amici, vi voglio far ascoltare la struggente esecuzione dell'intermezzo di Manon Lescaut. Non so che banda viene eseguita, forse Francavilla Fontana, o cioè, non voglio dirvi una fesseria, ma a dirigere la band c'è Gioacchino Ligonzo, e esegue questo struggente intermezzo di Manon Lescaut, l'opera, quello struggente intermezzo che è soprannominato il viaggio che Manon Lescaut compie nelle Americhe una volta deportata, dopo essere stata accusata di furto e di essere una prostituta. Quindi invito Andrea a mettere l'intermezzo di Manon Lescaut. Thank you.
Bene ragazzi, avete ascoltato questa struggente esecuzione dell'intermezzo di Manuele Scopi, vedetemi una esecuzione da brividi. Gonzo era uno attento all'orchestrazione, alla strumentazione, uno attento a ogni minimo particolare, bene. E fa commuovere, ecco, beh, Manuele Scopi comunque fa commuovere, chiama l'opera. Leggevo ogni tanto i vostri commenti sotto la diretta, bene, qualcuno dice che Benevento ha diretto anche il maestro Nicola Centofanti, assolutamente, certo. Nicola Centofanti ha diretto anche lui a Benevento, oltre ad esserci stato il grande Ligonzo. E sì, furono comunque i maestri abruzzesi a dire che le bande devono stare sedute e non stare in piedi. Infatti Gianni Faricelli, l'amico Gianni, dice che è stato il maestro Domenico Paris Terra a far dire che i bandisti dovevano eseguire il loro concerto stando seduti. Quindi è stata una concezione abruzzese che poi è stata migrata dalla Puglia. Bene. Dopo l'esperienza di Francavilla, andiamo alle foto successive. Ecco qui, troviamo quest'ultima foto. Bene, quest'ultima foto ritrae il maestro Ligonzo che, dopo aver diretto fino al 1991 la banda di Francavilla Fontana, nel 1992 viene incaricato dal manager, dal rappresentante Vito La Selva, per dirigere la seconda banda di Conversano. Bene. La seconda banda di Conversano, ironia della sorte, portava anch'ella il nome Gran Concerto Musicale Giuseppe Piantoni come la prima banda storica. Quindi inizialmente fu chiamato il maestro Nicola Centofanti nel 91 e nel 92 fu incaricato a dirigere il concerto bandistico il nostro Ligonzo, il nostro Gioacchino Ligonzo. Ligonzo fu riconfermato alla guida della banda anche per la stagione 1993, ma il 27 di novembre del 1993 morì, 92 morì, quindi non lo vide salire sul podio. Per questo la direzione della banda passò dal maestro Gioacchino Ligonzo al suo vice, il maestro Angelo Schinzi. Infatti possiamo dire che quell'anno erano stati già pronti i manifesti. Erano usciti i manifesti dei Plian ad Adelphia, ma chiaramente la morte di Ligonzo trovò spiazzati gli organizzatori. Per questo motivo fu sostituita la foto del maestro Ligonzo con la foto del maestro Schirinzi, e le frasi che furono riportate sul manifesto furono molto toccanti, che furono scritte dall'organizzazione. Quindi la morte del maestro ci ha colpiti dentro, insomma, ha trovato spiazzato tutti gli organizzatori. Per questo motivo la direzione della banda passa nelle mani del giovane Angelo Schirinzi, che attualmente dirige ancora la banda cittadina, la banda Ligonzo. Perché banda Ligonzo? Perché dal momento in cui il maestro Ligonzo morì fu tolta la dicitura del Gran Concerto Bandistico Giuseppe Piantoni, ma quella banda fu chiamata Gioacchino Ligonzo, come attualmente viene conosciuta. Quindi a Conversano ci sono la banda di Conversano Giuseppe Piantoni, diretta da Susanna Pescetti, e la banda di Conversano Ligonzo, diretta dal maestro Schirinzi. A tal proposito, comunque, vi voglio leggere un documento riguardante il maestro Ligonzo di diversi articoli, perché Ligonzo era uno che comunque scriveva e parlava. Bene, in occasione di un seminario di studi che fu tenuto a Roccanova di Potenza nei giorni 10-11 dicembre del 1988, denunciò apertamente la grave situazione in cui si trovavano le bande da giro del Mezzogiorno d'Italia. Ve lo leggo. La banda, questo è Ligonzo che parla, attenzione, la banda è diventata ormai la Cenerentola dell'arte musicale, poiché sono diversi i presuntuosi che, solo perché suonatori di tromba o di clarinetti, si ritengono maestri, cioè parole molto forti, si è troppo ingenui nel pensare che la sola conoscenza delle estensioni degli strumenti o l'aver ascoltato registrazioni che molti appassionati fanno nelle piazze dei pezzi eseguiti da qualche sporadica banda che ancora regge per qualità siano sufficienti per poter salire sul podio. Cioè, parole belle pesanti. Aveva anche fatto riferimento agli amatori di piazza, perché le nostre bande hanno avuto il seguito degli amatori. Quanti amatori hanno registrato le bande, seguivano le bande per registrare le esecuzioni. Proprio oggi con l'amico Francesco Coppola, in una chiacchierata telefonica, ricordavamo Pasquale Pariella, Mimmo Fiore, gente che comunque aveva il loro seguito dei modestissimi apparecchi, però funzionali per registrare le esecuzioni delle bande. Andiamo avanti. Sempre Ligonzo che parla.
Le loro esecuzioni mancano di ritmo, intonazione, sono seminati di note false, delle combinazioni armoniche e contrappuntistiche. Quindi parla dal punto di vista tecnico, non parla dal punto di vista amatoriale. È penoso ascoltare esecuzioni di scarso senso artistico. I pezzi si concludono spesso con un finale le cui corone sono ripetute molte volte, con assordanti rulli di tamburi, tam tam, scampanie e tutto l'armamentario farraginoso di cui il complesso è dotato. Punto a capo. Credo che sia il momento di finirla con questo scempio. Quindi Riconzo usa parole molto forti nei confronti delle bande che erano presenti in quel periodo, bande rumorose, tam tam, finalone, il cosiddetto finalone, lo usò lui per la prima volta il termine di finalone. Ma chiaramente se qualcuno ha delle notizie in più non può altro che fornirmele, perché è importante chiaramente avere notizie in più. Io sono giovane, quindi Riconzo l'ho conosciuto vagamente, ero un ragazzino, ma però me lo ricordo non molto alto, curvo, però me lo ricordo con questi polsi che dirigeva la banda con una facilità, ma comunque con una preparazione non da poco. Quindi me lo ricordo vagamente, ma me lo ricordo di Conso. Quindi invito tutti gli amici che hanno avuto l'onore o di suonare o di averlo conosciuto, anche presidenti di comitati, qualsiasi gente, in questo momento è importante fare squadra. Più testimonianze abbiamo per ricordare questi grandi delle bande, meglio è. Meglio è. Quindi io comunque vi consiglio a tutti gli amici di fare sempre testimonianza. Non ci teniamo nei nostri archivi il materiale, non ci teniamo nei nostri archivi materiale nel senso manifesti, dépliant, aneddoti, notizie. Rendiamo partecipe di chi è assetato di conoscenza. Io sono il primo che dico sempre: so di non sapere alcune cose, so di non sapere, sono come Socrate, quindi non parlo su alcune cose. Quindi facciamo testimonianze, facciamo rete, facciamo un gruppo di lavoro, facciamo che il fenomeno delle bande, i protagonisti delle bande da giro non vadano a dimenticare. Io vi do appuntamento a sabato prossimo con una nuova diretta, e il con maestro di cui vi parlerò sarà Giuseppe Chielli. Il maestro Giuseppe Chielli, e vi racconterò dei belli aneddoti su questo grande maestro. Bene, io vi concludo, vi lascio con l'ascolto finale della marcia ligonziana, che alla lettera porta la firma di Nino Eppolito, ma secondo alcuni dati fu scritta da un certo Antonio Petrone e fu messo a mettere nel codice fu un certo Fanelli di Mandure. Però attualmente Eppolito è stato colui che porta la firma, perché comunque le notizie sono queste qua. Io sono risporto le notizie che ho saputo, non sto dando un giudizio, non so neanche chi era questo Fanelli, quindi l'ho sentito tanto nominare. Però io vi lascio con l'ascolto della marcia ligonziana, che è la marcia che Nino Eppolito nel 1966 dedicò al grande Gioacchino Riconzo. Quindi vi do appuntamento a sabato prossimo e vi lezione, con la diretta, con il racconto del maestro Giuseppe Chielli. Vi saluto, vi abbraccio a tutti, un abbraccio in particolare alla mia fidanzata Giovanna, ma vi do appuntamento a sabato prossimo. Ciao, vai Andrea con l'ascolto di Ligonziana.